Carro numero 3, Cinema Vittoria. Cento anni fa, proprio 100 anni fa, Louis Lumière inventò il cinematografo, una macchina capace di riprendere immagini su una pellicola e di proiettarle poi su uno schermo, riproducendo il movimento. Cento anni dopo, lui ritorna, metà uomo e metà macchina, per guardare ciò che la sua invenzione ha prodotto. Migliaia e migliaia di film, documentari, cortometraggi, riprese familiari in Super 8, immagini vere ed immagini finte. Se i film visti fanno parte della nostra esperienza, ancora di più lo è la sala cinematografica, il luogo dove tutte queste avventure o drammi o divertenti commedie sono state vissute. Proprio ad un cinema è dedicata la parte centrale del carro e sullo schermo scorre la scena che dagli esordi ad oggi è forse quella più coinvolgente, l'inseguimento. Rappresentare, diciamo, questa sala cinematografica, e rappresenta il vecchio cinema Vittoria di Solopaca, ma gli amici che hanno curato il dobliante dicono che poteva chiamarsi Modernissimo, Supercinema, Minerva, cioè in effetti è una sala cinematografica che è stata costruita con una notevole preziosità. Vedete, c'è la casa, le locantine che facevano pure sognare e che erano dipinte. E ogni locale cinematografico di ogni paese è stato un punto di riferimento, il sogno mai...